Salve a tutti. Una delle cause principali della disfunzione erettile è sicuramente una problematica a carico del sistema cardiovascolare, sia sistemico, quindi a livello cardiologico, motivo per il quale si chiede spesso anche una visita cardiologica con test da sforzo a un paziente affetto da disfunzione erettile, specialmente se di media o avanzata età, come anche problematiche vascolari a carico dei corpi cavernosi. Tra gli esami indicati per uno studio della vascolarizzazione dei corpi cavernosi, sicuramente troviamo ai primi posti l'eco color Doppler basale e dinamico dei corpi cavernosi. Esame che permette, inducendo un'elezione artificiale con una microiniezione assolutamente indolore, la vasodilatazione dei corpi cavernosi, quindi uno studio del flusso arterioso e del deflusso venoso. Ora, detto questo, inizia però qualche problema. Sul blog di oggi, su Tag Medicina, abbiamo proprio descritto uno studio fatto da colleghi stranieri dove si evidenzia come in effetti la differenza di approccio, di metodica e di punti di riferimento di questo esame non lo rende del tutto così uniforme e univoco sotto alcuni aspetti. Alcuni autori considerano normale un eco color Doppler dove il flusso sistolico sia superiore a 30. Altri autori si tendono ad andare verso il versante venoso, dando per normale un esame in cui il flusso diastolico sia inferiore a 6, quindi vediamo già dei riferimenti diversi. La quantità di farmaco utilizzato per indurre l'elezione, anche le condizioni in cui l'esame avviene, è un esame dove la componente emozionale anche del paziente può interferire. Uno stato iperadrenergico, una componente di ansia, libera ormoni da stress, appunto adrenalina e noradrenalina, le catecolamine, che creano chiaramente un disturbo di vascolarizzazione. Quindi l'esame può essere comunque interferito anche dallo stato d'animo del paziente. Differenze di approcci, ricordiamoci che questo esame non è scevro totalmente da effetti collaterali. Rischio remoto di un priapismo, ossia un'elezione eccessivamente forte e prolungata oltre le 6-8 ore, che può portare, se non trattata, anche a gravi problemi di vascolarizzazione dei corpi cavernosi, fino alla necrosi dei tessuti. Motivo per cui spesso l'andrologo deve far firmare al paziente che si sottopone all'esame un consenso informato, dove appunto si spiega anche quelle che devono essere le precauzioni da prendere dopo l'esame. Quindi un esame sicuramente importante, ma che deve essere interpretato nella giusta maniera, deve essere fatto da un andrologo che abbia esperienza e competenze in ecografia, con sonde ad alta frequenza e che è chiaramente un'esperienza. Tutte le ecografie sono esami operatore dipendente, quindi più è l'esperienza, migliore l'apparecchiatura e migliore sarà il risultato. Il messaggio però che voglio mandare attraverso questo video è di non autoprescriverci l'eco color Doppler. Mi capitano spesso pazienti che vengono a studio per fare l'eco color Doppler perché hanno giustamente letto che è un esame che permette di studiare la vascolarizzazione del pene. Non è un esame, come vi ho detto, così semplice, non è un esame scevro da effetti collaterali, quindi anche contro i miei interessi, contro gli interessi dell'andrologo, e decidere sempre insieme al paziente dopo un percorso diagnostico e terapeutico l'eventuale stretta necessità di eseguire questo esame. Con questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata. Al prossimo video.